capito? Senti una cosa, ma non ho capito, ma oggi è il caffè del giorno dopo? Cioè dopo la partita Lecce-Napoli o è l'uovo alla cocco in previsione di oggi, di Lecce-Parma? Cioè l'uovo alla cocco del giorno dopo? Oggi è il caffè alla cocco con l'uovo del giorno dopo. Uno schifo. In ogni caso, a Lecce, ecco, io subito metto carne al fuoco. A Lecce forse manca un calcio di rigore, Piero, tu che sei avvocato difensore. Secondo me. Sì. No, voglio dirlo, Piero Elia ha dovuto abbracciare la carriera di avvocato brillantemente, esclusivamente per il fatto perché è stato sfortunato calcisticamente, sì. Non ha mai trovato l'allenatore buono, altrimenti se ne ho la certezza. Lui avrebbe giocato addirittura col Giorgi Lorio. Ma sicuramente. Allora, manca un rigore, ma in che misura questo rigore poteva anche essere determinante? Magari finiva 3-1 perché il Napoli ieri indubbiamente ci ha dato una lezione anche di tattica, oltre che di superiorità tecnica, ma questo lo sapevamo già. Però lo stesso Serse Cosmio, al di là degli osservatori, ha dichiarato, beh, insomma, del rigore non ne parliamo perché onesta, gli va riconosciuta una onestà straordinaria. Vabbè, la partita non c'è stata, Napoli ha strameritato. Non so se il rigore c'era o non c'era, ma anche se ci fosse stato il calcio di rigore, non credo che poteva essere quello l'elemento. Semmai il gol che si è mangiato Muriel poteva essere l'elemento che sullo 0-1 ti poteva portare al pareggio e magari... Ma non l'ha segnato. Non l'ha segnato. Mentre a segnare, dopo 5 minuti abbondanti... Questa è un'altra cosa. È stato Hamsik. Quell'uomo con la cresta. Dobbiamo chiedere poi perché il Lecce ha preso 2 gol ai primi minuti del primo tempo e ai primi minuti del secondo tempo. Essere ritornato. È una casualità? O si scende in campo e si lascia la testa siate negli buoni. Spogliatori. Non ce lo chiederemo. Chiederemo invece altre cose. Chiediamoci. Per esempio, quel gol al sesto minuto, al quinto minuto abbondante di Hamsik, esecuzione da Eurogol, ma Hamsik assolutamente controbalzo. Però ci domandiamo anche se sia, come dire, infantilismo arretrare tutti a coprire l'area e lasciare Hamsik al limite dell'area libero di fare quella girata. È uno che fa male la fuori area, cioè non è una novità. Ma poi era su palla inattiva, non è cieco. Ce ne possiamo andare. È ancora più grave. Questa è una battutaccia da 20 centesimi col resto di 18. Di bassa lega. Senti Piero, ma secondo te il Napoli lo possiamo definire così come è stato definito, sontuoso perché il Lecce era arruffone, o il Lecce era arruffone perché il Napoli era sontuoso? No, qui è sempre questa una domanda. Discorso fino a che punto sta la cattiva prestazione. Lo spartiacque, si può dire. Sì, la dicotomia. Posso dirlo? Me ne vado anche io. No, ho vabbè, lo spartiacque. Dì una cosa in latino, dai. Sursum corda. Mutandis. Sursum corda. Mutatis mutandis, può andare bene? Vabbè. Cesare. Sì. Amen. Quello che volevo dire. Devo rispondere a questa cosa. No, ma in che misura il Napoli era sontuoso il Napoli per colpa del Lecce? Era in uno stato di grazia, sembrava il Napoli 2 o 3 mesi fa. Soprattutto ci ha messo in difficoltà. Tecnicamente lo sappiamo, è indiscutibile. Ha fatto la partita per sotto il profilo tattico ci ha messo in grosse difficoltà, ha diciamo ostruito le fonti di gioco, quella che poi tra l'altro è l'unica fonte di gioco, ha ingabbiato Muriel e pertanto il gioco. Ha ingabbiato Muriel. Il Napoli ha avuto un doping naturale. All'ora di pranzo, la sconfitta della Lazio. Mi stai mangiando gli argomenti. Sicuramente, ma comunque la determinazione probabilmente è solo probabilmente avventata. Quindi... Napoli è venuto con quella intenzione. Questo fatto di giocare a quell'ora veramente ha agevolato il Napoli, sapere il risultato in anticipo della Lazio. Che Giovanni, io sono d'accordo con te, se questo è vero, ed è vero. Poi il merito di questa. E poi avrebbe vinto lo stesso. Il merito di questa resurrezione del Napoli, in qualche misura sia pur minima, sta nel fatto che conosceva il capitombolo della Lazio e quindi l'obiettivo Champions League è diventato a portata di mano. Ma questo però importante. Significa. Perdonatemi la cattiveria, che siccome il Parma ha vinto a Palermo, e facciamo un salto in avanti, non indietro, significa che il Parma si è salvato e quindi per noi la partita è facile. No. Cioè, domenica c'è Lecce Parma. Sicuramente non avrà la motivazione del Napoli perché il Parma ormai ha la salvezza in tasca, ma con questi chiari di luna forse è meglio non dare nulla 44 punti con questi chiari di luna. No, capito, sì. Tu sai a quali chiari di luna delle ultime partite dei campionati pregressi a Ludo, insomma. Va bene. E tuttavia,
Non vorrei che qualcuno, qualche... Ritorniamo a Cuadrado e Muriel. Io ho l'impressione che sia stato dimostrato che senza le espressioni individuali di questi due colombiani, Colombia dipendenti, Lecce diventa una squadra banale, come abbiamo visto ieri quando Muriel era pressoché inesistente, e devo dire che Cuadrado ha trovato qualcuno che non solo lo ha annullato e quasi mortificato, stoppato, stiamo parlando di Zuniga. No, sì. E in più Zuniga si è permesso un paio di percussioni in avanti, cioè siamo all'abisso interpretativo della partita. Sì, no, questo è in dubbio la mossa di Mazzari, per il quale io non nutro una simpatia, lo dico chiaramente, ciò non toglie che non sia un buon tecnico, è stato ineccepibile. Ripeto, ha inaridito le fonti di gioco del Lecce e ci ha riuscito benissimo. Allora forse si può concludere. Ma anche fisicamente stava meglio. Come un gran gioco non l'abbiamo mai visto, noi a Sesto Cosme dobbiamo riconoscere i meriti che ha. Però è diventata squadra, se non altro. Sì, è diventata squadra, ma questo gioco non lo abbiamo mai visto, come dire, creativo, perché noi abbiamo un centrocampo, specie ieri. Molto operaio, Giacomazzi a parte. Di frangiflutti e non di trampoline di lancio. Sì, Giacomazzi a parte. Insomma. Gli unici due, poi lascio a voi. Non lascio a voi perché avete parlato anche abbastanza. Adesso tocca anche a me. Ci riposiamo. Allora, quando ti mancano i due trampolini di lancio che sono Giacomazzi e Bertolacci. Giacomazzi perché deve giocare in una posizione molto arretrata, da libero davanti alla difesa. Bertolacci che invece è in panchina. È chiaro che tu hai dei frangiflutti, non hai più chi crea, per cui quelle due anime solitarie là davanti, parlo di Michele e di Muriel, di rifornimenti accettabili ne hanno pochi. Sì, è chiaro che poi si è inaridito anche Di Michele, perché da solo non poteva portare. Si è dato un grande affare, sì, in carità. Ha fatto delle belle accelerazioni. Ieri abbiamo visto tanta foga, tanta buona volontà, ma. Però possiamo dire. Tra l'altro, va dato atto che il pubblico alla fine ha applaudito. Di Michele ha fatto tre o quattro accelerazioni bellissime, solo che è incappato poi nel secondo avversario in chiusura, cioè Paolo Cannavaro, che ogni volta lo ha stoppato. Perché? Perché ovviamente l'equilibrio e la stabilità di Michele, che aveva dribblato l'avversario, non era più ottimale, e per Cannavaro era un gioco abbastanza facile. E così. In seconda battuta intervento. E allora nella condizione di classifica in cui stiamo serve qualcuno che faccia da trampolino di lancio, la dico brutale, serve o un Bertolacci a centrocampo o un Giacomazzi che venga più avanti, viene più avanti Giacomazzi, udite, quella difesa è ancora protetta come abbiamo visto o viene un pochino scoperta, con quali rischi? È sempre il concetto della coperta corta, la pancera corta. E in questo caso però bisognerà pur rischiare, cioè i calcoli ormai li mettiamo. Io penso che comunque dobbiamo rischiare. Blasi e Del Vecchio siano in grado di proteggere adeguatamente la difesa comunque. Più Blasi che più dinamico. E Bertolacci quindi potrebbe. E Bertolacci chi dovrebbe sostituire? O lo stesso Giacomazzi potrebbe. Al posto giocare. Di chi Bertolacci? Perché il problema è sempre trovare l'elemento che accorci lo spazio tra la linea dei centrocampisti e la linea degli attaccanti. Perché spesso giocano a 30-40 metri di distanza l'uno dall'altro. Però domenica si vuole il problema chi giocherà al posto di Cuadrado. Domenica ci mancherà Cuadrado. Tanto Cuadrado non si offende. Che manchi il Cuadrado di ieri, per me è un gran vantaggio per il Lecce. Manca il Cuadrado di ieri, lo dico come provocazione, ma lo penso. Secondo me domenica giocherà Blasi al posto di Cuadrado come esterno di destra, sì. E verrà inserito Bertolacci. Quindi questa sarà lì, il rombo. Quindi questa domenica potrebbe essere quasi un derby per la salvezza. Ma a proposito dei derby, Piero, come la vedi tu la questione del derby? Ritorniamo a Ridaie. Tu come la vedi? Come si svilupperà secondo te? La questione della partita, degli euro passati di mano. Sì, poi lui ha votato, quindi se non lo sa lui che ha votato. Adesso stiamo assistendo all'ennesima Perdonami. Lui è avvocato e ha il limite interpretativo dell'avvocato, nel senso che lo vede da un punto di vista, come dire, giuridico, si può dire, lo vede secondo il codice penale, ignorando e dimenticando che il codice sportivo è tutt'altra cosa. Vai, sì, avvocato. Ma io la vedo sotto l'ottica della cosiddetta prova logica. In questo momento non ci sono elementi che lasciano supporre che ci sia un coinvolgimento di qualche dirigente della società. Non esistono elementi di prova in questo momento.
Quindi al momento il tutto lascia supporre che questi due signori, se sono coinvolti in questa situazione, potrebbero anche aver millantato la reale amicizia con la famiglia, per poi... Beh no, questo no, la reale amicizia con la famiglia è un fatto scontato e riconosciuto da tutti. Infatti ho detto, potrebbe aver millantato, virgolette, la reale amicizia, non è in senso ironico, cioè questo è un dato di fatto, non lo è un fatto oggettivo. Non lo io sono sempre più convinto che avesse ragione quel filosofo che diceva che il mondo animale non è così sprovveduto come si pensa, tant'è che non si è dato né avvocati né commercialisti. Gli animali non hanno avvocati. No, ma ti dirò di più, noi siamo esseri umani, siamo molto più animali di quello che noi vediamo. Questo non c'è. Allora, tu come la vedi questa questione del famoso derby? Qui c'è una confessione, il problema è questo, la confessione è la regina delle prove. Però quanto affidabile tu hai detto è la regina Massimo? Perché volevi parlare di Gregucci. No, passo, no. Passo. Allora, fai dire, questa fare sempre. Io non sono avvocato, quindi non entro nel merito. E questo depone a tuo favore. Questo depone a mio favore, ma indubbiamente c'è la Procura federale che fa le sue indagini da un lato, la magistratura ordinaria che indaga sull'altro versante. No, e vedremo. Sì, guardate, io scusate, non lo interrompo, io non credo. E sono come i parlamentari quando sì, vanno alle tavole. No, parlamentari chi? Io non credo a un coinvolgimento diretto della società. Il mio timore, lo dico francamente, è di qualche calciatore che sia stato avvicinato e che abbia rifiutato e non abbia denunciato. La dico chiaro. Gli avvocati sono così, non riescono a capire che esiste un altro codice, che sì, è quello della giustizia sportiva. Sì, che e non voglio andare a parare alla responsabilità. Non pretende oggettiva di dimostrare la colpa. Pretende che tu dimostri l'innocenza, è cosa ben diversa. Ma questa è la magistratura ordinaria. Però la posso dirti una cosa, la responsabilità oggettiva vista e prevista sic et simpliciter come nell'ordinamento sportivo, secondo me è un'aberrazione giuridica. Vabbè, io cambio avvocato, no, perché se sono, no, ma me in queste mani, se mi capita qualche... dico che fine faccio se mi capita un guaio giudiziario. Vabbè, scusa, non dice sic et simpliciter, l'ergastolo ti tocca. Allora, la questione classifica e retrocessione, quindi o salvezza, è adesso una è questione legata a no, lasciamo stare, questi campo queste sì, porcherie ce le dimentichiamo. Ieri si è creata una frattura. Ieri si è creata una frattura. Io ho un appuntamento fra un minuto e devo andare via. Vabbè. La questione salvezza è questione che riguarda Lecce Genoa, sì, oppure voi ritenete che qualcun altro possa? Ci sono 5 punti tra il Genoa e quelle che stanno penso dopo. Penso che 41. La Fiorentina ieri abbia staccato la, il biglietto. Ma tutti per quelli la che stanno a 41. Quindi è una partita a 2. A 2 secondo me. Assolutamente sì. E questa partita a 2 domenica vede il Genoa che va a Bologna con un Bologna salvo, quasi salvo. Sono e quelle questo, partite in cui si dice, come diceva Andy Luotto, non buono. Non buono, non cioè, buono. La dico come cattiveria, ma non ci credo manco io. Cioè, a noi servono i 3 punti, se l'anno 21 servono a voi, a noi non servono, ve li restituiamo. Sì, c'è questo accade, meccanismo di questo, do ut des. Che non è un, come devo dire, c'è questo meccanismo do ut des. E però la stessa cosa possiamo fare noi. Potremmo col Parma. Eh sì. Vabbè, Parma che ha fatto. Vabbè, basta. Tu sei inaffidabile perché siete una cattiveria. Tu come avvocato con me hai chiuso, anzi, vabbè, se mi dai quei 1.000 euro che mi hai chiesto per farmi l'avvocato, ti ringrazio. E me ne posso più. Ciao.